L'anta di mezzo fu aperta e in Pilate, come dei libri d'arte giapponesi ben ordinati, vedemmo le scatole gialle delle gitane spapier-mai contro la parete di fondo. Quanto hai detto che sono? Chiese avidamente il mio amico che ancora fumava. 200. Ah, i soliti 200 pacchetti. La tua scorta. E adesso che ne fai? Te l'ho detto, Raffaele. Adesso scelgo con cura un amico e glieli regalo tutti. Tornammo in salotto e l'uomo, tutt'altro che convinto, strusciò ancora una volta le sue scarpe nere contro la terra bianca. Acceso una Galois blu, tossì come un disperato in punto di morte e mi guardò come si guarda un prigioniero che non vuol parlare. Vedi, disse con la sua voce tenebrosa delle grandi occasioni, e scandì bene le parole. Non ti credo perché non mi hai detto tutta la verità. È inspiegabile che tu ti sia tolto un piacere così grande. Adesso mi devi convincere. Altrimenti non ci credo. Se insisti, ho avuto paura di morire, non camminavo quasi più, mi appoggiavo alle case. Infatti l'ultimo pacchetto quasi pieno. Dopo che quel dottore mi ha parlato, l'ho appoggiato sul davanzale della sua portineria. Sentivo il veleno dentro e non se ne andava, non tossivo nemmeno più. Me la sono vista brutta, allora ho capito che non ci sarebbe stata la seconda volta. Sarà difficile, disse Raffaele, però mi hai deluso. Tu soffrivi per conto tuo e lì ti capisco, quindi eri indebolito. Ma da qui se a toglierti un piacere ce ne vuole, perché fumare è un grande piacere, lasciamo stare. Si alzò, prese bastone, cappotto, sciarpa e berretto. No, non voglio che tu mi accompagni, chiamami un tassametro. L'amico aveva 70 anni, era grasso, pieno di tosse. È la storia della sua vita, così come ce la raccontava quasi ogni sera da 20 anni. Era una storia di piaceri, sempre allo stato puro. E i suoi aggettivi.